No, vabbè, no, vabbè. Il primo in classifica. Dobbiamo affrontarlo. Dobbiamo vincere. Ci proviamo perlomeno. Ragazzi, telefonino. C'è una giornata di fantacalcio che incombe. C'è uno scontro quasi al vertice perché sto secondo in classifica a 2 punti dalla vetta. E qualora dovessi vincere, potrei ambire ad aspirare al primo posto in classifica. Vi chiedo un consiglio per questa giornata di fantacalcio. Vi dirò contro chi giocherò, vi dirò la sua formazione, ma vi chiederò di aiutarmi a fare la mia formazione. Vai che la sigla. Ciao, bella a tutti ragazzi. Siamo tornati con questo nuovo video, ragazzi. Devo giocare contro. Passiamo alle cose fantaformali di Dani Brogna, che saluto, ma io voglio provare a batterlo per vincere e potenzialmente andare primo in classifica, ma lui purtroppo c'ha un certo Ciro Immobile che sta facendo. Faville, mannaggia la miseria, vado a leggere la sua formazione che è meglio, va. Sportiello, il portiere della Fiorentina. Stracoscia, portiere della Lazio. Bargic, portiere da Lazio. In difesa, Conti, Dalbert, Koulibaly, Nagatomo, Albiol, Calabria, Padoin e D'Ambrosio. A centrocampo, ragazzi miei, sta ben piazzato perché c'ha molti giocatori offensivi che potrebbero segnare non poco. Suso, Bertola, no vabbè, Bertolacci no. Joao, guarda che se segna Bertolacci. Joao Pedro segna. Rincon, Ionita, no, Ionita no. Verdi. Pure Verdi, mannaggia. Lulic, Poli, Eiserik e basta. In attacco, allora, Babacar, Simeone, porca miseria, Immobile, Jaco Falche, Nani, no, no Nani, Nani e Paloschi. Ovviamente non so chi schiererà, ragazzi, oggi è una settimana un po' particolare perché c'è il turno infrasettimanale, la prima partita c'è stasera alle 20:45, quindi insomma la formazione si può fare anche più tardi, di conseguenza non me l'ha ancora consegnata, ma posso immaginare, guardando la sua rosa in generale, che mi metterà ovviamente tutti i giocatori più forti che c'ha. C'è sta Immobile, c'è sta Simeone, c'è sta Jaco Falche pronti col piede caldo, c'è sta Suso che c'ho veramente paura possa segnare contro Chievo Verona. Joao Pedro gioca in casa e quindi una buona prestazione potrebbe farla. Verdi potrebbe purgare la Lazio in casa. E in difesa qua e là c'ho paura che Nagatomo possa fare un gol. No, veramente, potrebbe, ricordate queste parole. Potrebbe segnarmi contro perché è sempre così. Ma adesso vi vado a rileggere per la 187esima volta la formazione del Gabone perché voglio voi vi ricordiate tutti i giocatori che ho a disposizione. Donnarumma, Storari, Donnarumma, in porta Chievo Lazio. Sono costretto appunto a schierare Gigio. Nell'ultima partita non mi ha subito gol. Speriamo non ne subisca neanche oggi. Allora, qua cominciano i primi problemi perché Bruno Perez, ci sono certe testate giornalistiche che lo riportano titolare, altre che non lo riportano titolare. Quindi, che faccio? Un rischio. L'ultima volta non mi ha preso il voto, anche se sapete che mi è andata bene perché Danilo è entrato e mi ha fatto. Vabbè, Acerbi gioca titolare. Aspetta, il Sassuolo contro chi gioca non mi ricordo. Scusate un attimo, ragazzi miei. Sassuolo Udinese. Il Sassuolo gioca in casa, si potrebbe anche rischiare. Benatia purtroppo è infortunato e non giocherà. Manolas è infortunato e non giocherà. Danilo l'ultima volta mi ha fatto gol, quindi non segnerà manco a pagarlo oro. Non è che ho altre scelte, perché poi Palomino a questo punto dovrebbe lasciare spazio a Toloi in difesa. Ce l'ho entrambi, quindi sicuramente uno dei due lo schiererò, anche perché l'Atalanta gioca in casa col Verona. Bruno Gaspar purtroppo, ahimè ragazzi, molto probabilmente non giocherà titolare. Era partito bene, ma ha perso il posto ai danni di Laurini, Laurini, Lauri, come si chiama? A centrocampo, Florenzi potrebbe non partire titolare, purtroppo, perché ho letto potrebbe giocare Cengiz Under. Non sta affrontando un periodo di quelli migliori, Florenzi, lo abbiamo visto, insomma, queste ultime giornate è un pochino in affanno, ma speriamo che qualcuno mi gioca a centrocampo, perché se no pure sta settimana Douglas Costa dovrebbe partire titolare, quindi sicuramente lo schiererò. De Rossi dovrebbe partire titolare. L'ultima volta, insomma, un paio di giorni fa mi ha preso 6 e mezzo, quindi ho intenzione di riconfermarlo.
C'è Kurtic che a sto giro dovrebbe partire titolare. Me lo auguro perché gioca in casa contro il Verona e magari potrebbe anche farmi un bel golletto. Quadrato a sto giro dovrebbe lasciare spazio a Bernardeschi. Però ragazzi, mi riservo il diritto di guardare fino all'ultimo se effettivamente partirà dalla panchina, perché se partirà a titolare insieme a Douglas Costa probabilmente l'idea è quella di metterli entrambi. Ragazzi, la Juve gioca contro la SPAL in casa. Lucas Leiva gioca in trasferta col Bologna. L'ultima partita era un pochino in calo, infatti l'ho messo secondo panchinaro perché non mi convinceva, ma a sto giro potrei essere costretto a schierarlo titolare da Alessandro Brozovic. Sono ancora scocciati, spero che rientrino il prima possibile perché punto su entrambi per il mio centrocampo. In attacco Mertens è obbligo. Gioca Genoa-Napoli, sono due giornate che Mertens non segna. Questa è la volta buona, mi deve risolvere la partita e spero che a lui ovviamente Immobile non gliela risolva. Io credo che la chiave sarà proprio questa, la nostra punta per eccellenza, il nostro top player, quello che segna di più probabilmente ci farà vincere. Allora, Patrick Schick mi sa che non gioca proprio, non è stato cioè io ho preso così praticamente, ma va bene. Però ragazzi, Terumme continua a segnare come che, ma ha segnato un altro calcio di rigore, molto probabilmente lo confermerò titolare. El Shaarawy a sto giro dovrebbe partire dalla panchina ai danni di Perotti, che sicuramente partirà titolare. Sapete che non mi piace mettere giocatori che so che partono dalla panchina, quindi togliamolo di mezzo. Maxi Lopez gioca titolare in trasferta contro il Sassuolo e Palacio gioca titolare in casa contro la Lazio. Qua è una bella scelta. Adesso vi dico quello che io avevo pensato, come al solito un 3-4-3, però voglio sapere da voi nei commenti che cosa ne pensate, ma scrivetemi la vostra forma, cioè la formazione che voi schierereste con i miei giocatori a disposizione. 3-4-3, Donnarumma in porta, Acerbi, Danilo e Toloi. Se dovesse giocare Bruno Perez titolare, ragazzi, siccome è quello più offensivo che ho di difensore, probabilmente lo rischierò, credo, ai danni di Danilo, però credo che non parta titolare. A centrocampo i quattro. Allora, la mia idea era Douglas Costa, Quadrado, De Rossi e Kurtic, ma lo ripeto, qualora giocheranno entrambi gli esterni della Juventus, altrimenti sicuramente al posto di Quadrado andrò ad inserire Lucas Leiva. Questa è la mia idea. In attacco ho pensato ovviamente a Mertens, ovviamente a Terò e secondo me Rodrigo Palacio potrebbe fare al caso mio, anche se Maxi Lopez me lascia un pochino il dubbio, non lo so, me lo dite voi per favore nei commenti. Quindi commentate con la vostra formazione, con il vostro 11 titolare tipo in base alla mia rosa, condividete, iscrivetevi al canale, sondaggio in alto a destra in questo momento in cui vi chiederò: secondo voi riuscirò a vincere questa giornata di fantacalcio? Ovviamente lasciate like se volete i risultati di questa giornata di fantacalcio, li pubblico dopo domani. Ragazzi miei, alla prossima con un nuovo video. Ergabone vi saluta, in bocca al lupo a me, bella a tutti per voi.